Ora diamo la parola a Roberta. Abbiamo fatto questa cerimonia oggi pomeriggio perché lei stamattina è stata ricevuta insieme alle altre figlie e figli delle vittime del terrorismo dal Presidente della Repubblica. L'Italia, tra le tante difficoltà, ha la fortuna di avere un grande Presidente della Repubblica. E quindi è tornata qui e adesso io mi piacere le do la parola. Buonasera a tutti, vi ringrazio tutti per essere qui presenti oggi. Quello che voglio dire alla fine è poco. 30 anni fa in questa via è iniziato la storia di mio padre. Ed oggi porto il compimento questa stessa storia come compimento attraverso la via e grazie al sindaco, grazie a tutte le istituzioni che di San Benedetto è stato possibile realizzare. Per me è difficile parlare qui con voi perché è difficile parlare dove siamo nati, nel proprio ambiente, a San Benedetto. E voglio semplicemente dire che mio padre era un ragazzo normalissimo, colto da vicende più grandi di lui, nelle quali ha perso la sua vita. Questa via dà la possibilità a tutti di capire che non era assolutamente un membro delle BR, ma era un ragazzo normalissimo che faceva politica tra virgolette come veniva fatta in quegli anni, ma che assolutamente rifiutava ogni tipo di violenza. Oggi, dopo 30 anni, posso dire che finalmente anche il mio viaggio è portato a compimento in questa via, dove tutto è finito. Dove tutto è iniziato.